progetto Telehealth consiste nel fornire un'assistenza ambulatoriale da remoto, con tecnologie di intelligenza artificiale e realtà aumentata, risolvendo in modo concreto e innovativo le necessità dei pazienti che a causa dell'emergenza Covid-19 non possono effettuare le visite necessarie. PICART Telehealth è la soluzione software che permette al personale sanitario di gestire, curare e monitorare in modo efficiente e sicuro i pazienti, a distanza e attraverso modalità di comunicazione e interazione basate su strumenti digitali e mobile, tra cui la realtà aumentata. Questo approccio permette di limitare le visite in presenza di pazienti in ambienti considerati a rischio. L'obiettivo del nostro progetto è far capire ai bambini e farli rispettare il distanziamento sociale. Per fare ciò utilizziamo un gadget che loro potranno indossare come spilla, come collano, come bracciale. Sarà dotato di una scheda, un Wemos, e dei LED e una batteria integrata. Se entrambi i dispositivi saranno accesi e i bambini si avvicineranno troppo, le luci dei LED cambieranno colore e diventeranno rosse, proprio per far capire che il distanziamento non è più rispettato. Il nostro obiettivo è quello di contrastare la pandemia, quindi il Covid-19. Abbiamo creato un tunnel estensibile con un impianto di vaporizzazione. In più abbiamo anche il prodotto da poter vaporizzare sulle persone, sulle cose e sui mezzi. Questo tunnel può essere installato sia nell'interno che negli esterni e quindi adatto anche a molteplici usi. L'obiettivo del nostro progetto era quello di supportare i nostri collaboratori durante la prima ondata. All'improvviso i loro figli sono stati lasciati a casa da scuola. L'obiettivo era quello appunto di supportarli mandando a casa loro degli educatori che aiutassero i ragazzi con la scuola, i compiti, e contemporaneamente dessero la possibilità ai genitori di continuare a essere tutte le mattine qui. E credo che sia stata una bella esperienza per tutti, che ha reso la possibilità a tutti di non eliminare la socialità, che era molto molto importante non perdere. L'obiettivo del nostro progetto è dare uno spazio di ascolto e sostegno psicologico ai familiari, agli operatori e ai coordinatori delle 17 case per anziani di FEDISA, la Federazione Diocesana Servizi Anziani. Il progetto, Noi con Voi, è stato reso possibile dalla generosità di Itas Mutua Assicurazioni. Data l'emergenza sanitaria, è prevalentemente a distanza, online, e ha una grande flessibilità oraria per poter rispondere alle esigenze lavorative degli operatori e dei familiari, ad esempio i turni, ma anche per poter dare risposta immediata alle criticità, quali ad esempio i lutti che hanno duramente colpito queste strutture. L'obiettivo del nostro progetto è rendere innovativa, misurabile, sostenibile la relazione d'aiuto tra analista del comportamento e famiglia della persona con disabilità o disturbo dello sviluppo di cui ci occupiamo. La positività di questa relazione d'aiuto è fondamentale, riteniamo, per diversi aspetti che hanno a che fare sia con la salute dell'individuo che col welfare, e rendere misurabile l'efficienza del nostro lavoro ci permette di divulgarlo e di metterlo a disposizione di più persone possibile. L'obiettivo del nostro progetto è aver inventato la C-Voice Mask, un dispositivo di protezione individuale che consente la comunicazione fra paziente, personale medico e paramedico. Ed è proprio a loro che vogliamo dedicare il premio Innovatori Responsabili, loro che nel momento di difficoltà hanno insegnato a noi il vero significato della parola resilienza.